Bentrovati ad una nuova puntata di Umbria 7, il rotocalco di informazione, cultura e società ideato e realizzato dall'agenzia videogiornalistica VNews di Perugia. Apriamo la puntata parlando di anomalie nei contratti bancari, tematica del convegno promosso a Perugia dall'Associazione Donne Giuriste Italiane. Sentiamo di più nel contributo di Carla Adamo. La sezione perugina dell'Associazione Donne Giuriste Italiane ha proposto un incontro per discutere di come riconoscere le anomalie nei contratti bancari, come tutelarsi o recuperare i costi illegittimamente pagati. In questo senso assume una funzione centrale la figura del curatore fallimentare. Il curatore deve essere visto come un amministratore di una società che si tende a gestire la società in un'impresa in un ambito di procedure fallimentari, quindi dovrà compiere tutte quelle azioni che diciamo pendenti alla data di fallimento, cioè sulle anomalie bancarie che sono verificate nei contratti stipulati prima dal fallito, prima della dichiarazione, da quando l'impresa era in bonis. Quindi è molto importante la figura del curatore al fine di individuare tutte quelle attività recuperatorie e risarcitorie e quindi le azioni legali nei confronti dell'avversione alle anomalie bancarie. Anomalie bancarie che passano da usura, anatocismo, applicazione di interessi ultralegali, commissione massimo scoperto. Il dibattito è stato proposto da ADG di Perugia anche a sottolineare la necessità di un sempre maggiore coinvolgimento delle donne giuriste per affrontare questa materia. La materia del diritto bancario, soprattutto la problematica delle anomalie nel settore bancario, quindi nei contratti bancari e dei contratti che riguardano tutti gli istituti che erogano il credito, sia una materia di grande interesse sociale. Se in questo ambito di erogazione del credito ci sono delle anomalie che pregiudicano molto i cittadini o le imprese o i lavoratori autonomi, professionisti e quant'altro, è ovvio che questo ha riflessi sul piano sociale e sul piano del paese a livello generale. Finora si ha l'impressione, dal fine anni 90 ad oggi, che siano stati invasi i tribunali, giustamente purtroppo, di cause per la restituzione di interessi, di commissioni e altri oneri non dovuti che il cliente ha pagato nel corso del rapporto, sia di mutuo che di controcorrente che di leasing, ma si è posta, secondo me, poca importanza a quei diritti che purtroppo sono spesso violati e poche volte risarciti. Quando c'è un'insistenza in una pretesa che poi si scopre alla fine del giudizio essere non dovuta, secondo me non è sufficiente il ristoro e la restituzione di quelle somme, ma ci dovrebbe essere anche un risarcimento di quel danno. Spesso è un danno non patrimoniale che la vittima, l'utente, ha patito. Cambiamo argomento e parliamo di nuove tecnologie con il workshop digitale e sociale che ha fatto incontrare realtà del territorio veneto con alcune di casa nostra, in particolare Confindustria Umbria e Azienda Ospedaliera di Perugia. Sentiamo di cosa si è parlato. Padova chiama Perugia. In pieno umanesimo digitale corre sul filo della videochiamata il workshop digitale e sociale che ha visto da un lato coinvolti la cooperativa sociale GEA del Consorzio Veneto Insieme, organizzatrice dell'iniziativa, insieme a prefetture di Vicenza e Padova e distretto ovest dell'azienda ULSS 8 Berica di Vicenza e dall'altro l'azienda ospedaliera di Perugia e Confindustria Umbria. L'evento si è inserito nell'ambito del ricco programma della sesta edizione di Digital Meet, il festival italiano sull'alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, organizzato da Fondazione Comunica a Padova. Al centro della riflessione il tema dei cosiddetti big data e open data pubblici, e cioè quell'enorme massa di dati prodotti dalle amministrazioni pubbliche, che in un'ottica di trasparenza e semplificazione le rendono accessibili ai cittadini. Ed ecco cosa sta facendo Confindustria Umbria a questo proposito. Sono
sostanzialmente ha creato dei centri per la sensibilizzazione sul tema e la formazione, che si chiamano Digital Innovation Hub, che verranno utilizzati per andare sul territorio e capire quali sono le esigenze, quali sono anche in questo caso le fonti di dati che si possono aggregare per questi servizi innovativi, per innescare un circolo virtuoso tra domanda che viene dal pubblico e servizi che possono essere offerti dai privati. Noi abbiamo ad esempio delle iniziative fatte sul territorio molto importanti in tema di agricoltura per la gestione virtuosa delle colture sul territorio. Abbiamo esempi che riguardano la sanità per l'accesso alle strutture, per la gestione più virtuosa delle file al pronto soccorso. Adesso si stanno anche affacciando dei sistemi di mappatura del territorio per quanto riguarda il rischio sismico. E come tutte le aziende, anche l'azienda ospedaliera di Perugia ha dovuto fare i conti con il mondo digitale. Abbiamo orientato il nostro impegno e anche la nostra innovazione nel mondo del digitale soprattutto su due direttrici di intervento. Il primo è stato quello di rendere fruibili i dati e la disponibilità dei dati attraverso gestione di software e quant'altro utile in questo ambito ai nostri professionisti, al fine di evitare sia inappropriatezza nella ripetizione degli esami e sia magari la sottovalutazione appunto delle informazioni a nostra disposizione. Una volta raccolti tutta questa miriade di dati che giornalmente vengono raccolti i nostri operatori, inseriti nei nostri sistemi informatici, poi sfruttare questi dati per vedere anche il fabbisogno del personale all'interno degli stessi reparti, dove c'è più carenza. Sensibilizzare i giovani del Mali sui rischi della migrazione irregolare verso l'Europa. Questo è l'obiettivo del progetto presentato dalla ONG perugina Tamat Bassia Umbra durante Fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Ci racconta di più Nicola Torrini. Lo scopo di questo progetto è creare e sviluppare una strategia di comunicazione, far crescere, diciamo, nel popolo maliano la consapevolezza sui grandi rischi legati alla migrazione irregolare, offrendo informazioni sui canali, oltre che sui canali di migrazione regolare, ma delle concrete opportunità per poter sviluppare attività e possibilità di emancipazione direttamente nel proprio paese. Si chiama Wart Mali il progetto sviluppato dalla ONG perugina Tamat, volto a sensibilizzare giovani del Mali sui rischi della migrazione irregolare verso l'Europa e proporre soluzioni alternative per il loro futuro. Un'iniziativa su bando della Commissione Europea in sinergia con la ONG maliana Letonew, che è stata presentata da Tamat all'interno della quinta edizione di Fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, andata in scena all'Umbria Fiere. Qui si sono svolte infatti due delle quattro giornate dell'evento 2018 Il Mali in Umbria, organizzato nell'ambito di Umbria Amico, il Festival del Mondo in Comune, coordinato dalla stessa Tamat e cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. In primo luogo realizzeremo insieme una profonda analisi sul terreno per capire quali sono le dinamiche dei flussi migratori in Mali. Dopodiché svilupperemo iniziative per sensibilizzare da una parte la diaspora maliana in Italia e in Spagna e dall'altra i giovani maliani attratti dall'avventura di partire verso l'Europa, vista come un Eldorado. Sono molteplici i fattori che determinano la migrazione. L'aspetto securitario è importante ma non il principale. È vero che dopo il deteriorarsi della situazione in Mali con la crisi del 2012, molti giovani hanno deciso di partire per l'estero. Ma non dobbiamo dimenticarci che la causa principale è la mancanza di possibilità di sviluppo socio-economico. Il Mali d'altronde, grande ma poverissimo paese dell'Africa occidentale, è da anni insanguinato da una guerra civile in cui si sono inseriti anche gruppi di fondamentalisti islamici che soprattutto nelle desertiche regioni settentrionali ha aggravato la crisi umanitaria dovuta ai lunghi periodi di siccità. Come ONG
internazionale lavoriamo da anni a casa loro, quindi oggettivamente li aiutiamo a casa loro. Lavoriamo su bisogni sociali e economici che non vengono soddisfatti nei paesi più poveri. Quando parliamo di aiuto, aiuto alla popolazione non è il luogo, non è la latitudine che incide sul nostro tipo di intervento. E infatti Tammat lavora in Mali e lavora a Montemorcino, a Perugia, producendo ortaggi, anche ortaggi locali, per popolazione maliana, anche maliana, non solo maliana, che si trova nella nostra regione. A Valtopina due weekend dedicati al gusto con la 38esima mostra mercato del tartufo sabato 17 e domenica 18 e poi sabato 24 e domenica 25 novembre. In vetrina non solo tartufo ma tanti prodotti tipici umbri e italiani e poi convegni, degustazioni e dimostrazioni pratiche nell'evento da non perdere. Grifovet, zootecnia, farmaci veterinari, pet shop, toilettatura. Tutto per l'alimentazione, la cura e l'igiene degli amici a quattro zampe e non solo. Vieni a trovarci, siamo in via Alessandro Volta 86 a Ponte San Giovanni di Perugia. Grifovet, la casa degli animali. Marilyn Beauty. Trattamenti estetici per corpo, viso, mani e piedi. Professionalità, cura e attenzione per piccoli e grandi momenti di relax. Vieni a scoprire tutti i trattamenti specifici per uomo e donna in Viale Michelangelo 43B a Palazzo di Assisi. Marilyn Beauty. Ama la tua bellezza. Torna in Umbria il mercato evento degli ambulanti di Forte dei Marmi con un doppio appuntamento, sabato 24 novembre a Umbertide e domenica 25 a Perugia. Nella proposta delle boutique a cielo aperto, produzioni artigianali e made in Italy dei famosi ambulanti toscani. Sentiamo Carla Damo. Il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi si fa in due e raddoppia la sua presenza in Umbria. Lo shopping di qualità dell'evento organizzato dal Consorzio degli Ambulanti di Forte dei Marmi torna a grande richiesta a Perugia nell'area Grandi Eventi di Pian di Massiano domenica 25 novembre, ma propone anche una speciale anteprima nella provincia. Sabato 24 sarà infatti a Umbertide nella centrale location di Viale Unità d'Italia. Sarà in entrambi i casi una festa dello shopping glamour e conveniente, con orario continuato anche in caso di maltempo dalle 8 alle 19. Le ormai famose boutique a cielo aperto proporranno ai visitatori il meglio del Made in Italy artigianale e della tradizione toscana grazie alla presenza di aziende ambulanti, tutte provenienti dalla storica location di Forte dei Marmi. Tra i banchi in vendita sarà possibile trovare nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da fashion blog e magazine femminili, dall'abbigliamento alla pelletteria di fattura artigianale, dalla migliore produzione nazionale di cashmere alla pellicceria, poi stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijou, raffinata arte fiorentina. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle di pubblico che non a caso viene ormai comunemente definito evento mercato, e che ha toccato molte delle più importanti città italiane come Roma, Milano e Torino, oltre che tantissimi borghi. Successo per la seconda Straquasar, gara podistica la cui partenza, così come l'arrivo e le premiazioni, sono stati ospitati dal Quasar Village, dove è stato organizzato un ricco cartellone di eventi, compreso un convegno con Avanti Tutta Onlus. Ora la struttura si prepara al Natale. Vediamo.
Di corsa verso la solidarietà e lo sport, l'informazione e l'educazione alimentare. Il centro commerciale Quasar Village di Corciano ha vissuto un weekend ricco di eventi, culminato con l'Astra Quasar, gara podistica di 10 km alla sua seconda edizione, che ha visto la partecipazione di quasi 300 atleti. La novità di quest'anno è stata la firma di Leonardo Cenci, che con tutto il gruppo dell'associazione di cui è presidente, Avanti Tutta Onlus, ha promosso una passeggiata aperta a famiglie e scuole. Il messaggio che trasmette è veramente forte, importante e la sua carica è unica, quindi siamo veramente onorati di averlo come nostro testimonial. E questa unicità la trasmette ad ogni incontro e così ha fatto anche alla tavola rotonda Sport, Alimentazione e Mentalità Vincente, la ricetta per combattere la malattia, dove insieme agli altri ospiti si è parlato dell'importanza della prevenzione per alcuni tipi di malattie, tra cui il cancro, che passa attraverso la pratica di sport e una sana alimentazione, senza dimenticare l'atteggiamento positivo che può aiutare ad affrontare le prove più difficili. Oramai ecco, ci sono dati evidenti di letteratura medica che dicono che noi siamo quello che pensiamo, quello che facciamo e quello che mangiamo. Quindi sicuramente fare attenzione quotidianamente per prevenire eventualmente situazioni di malattia oppure anche situazioni pericolose è di sicuro una campagna determinante per far sì che la società del nostro territorio può avere un'opportunità in più per vivere una vita di qualità. Quando si mangia in maniera sana, in maniera corretta, non si fa prevenzione solo sulla malattia oncologica, ma anche per la malattia cardiovascolare, per le demenze, per tutta una serie di patologie che aumentano come rischio andando avanti con l'età. E quindi la ricerca ci dice questo, che la base di un'alimentazione sana deve essere vegetale e possibilmente la verdura e la frutta di stagione e variandola anche come colori. E poi si possono mangiare anche dei cibi animali, chiaramente. Il cibo animale per eccellenza è il pesce. L'esercizio fisico va considerato come una terapia standard del paziente neoplastico in tutte le fasi della malattia, per cui vengono raccomandati 150 minuti alla settimana di ginnastica aerobica e almeno due volte alla settimana di stretching per verificare e incrementare le potenzialità, l'energia muscolare. Questo è quanto viene raccomandato. Il problema è che è troppo generico e gli studi a venire dovrebbero dirci in questo malato è meglio questa, in quest'altro è meglio quest'altra dieta. Archiviati gli eventi legati all'Astra Quasar, il Quasar Village è pronto per quelli natalizi. Abbiamo già fatto gli allestimenti, fuori c'è una bellissima pista di ghiaccio e fra poco arriverà anche Abby. Abby lo abbiamo già avuto l'anno scorso e quest'anno si presenterà con una nuova veste, l'albero luminoso musicale di 23 metri che ogni ora farà degli spettacoli luminosi e chiaramente tante sorprese in serbo, quindi vi aspettiamo. A Valtopine è andato in scena il primo weekend della 38esima mostra mercato del Tartufo, dove insieme al pregiato prodotto trovano spazio altre tipicità umbre italiane. L'evento con il suo ricco cartellone riprende nel fine settimana del 24 e 25 novembre. Vediamo. Si è aperta con successo la 38esima mostra del Tartufo di Valtopina, che ha regalato un primo weekend all'insegna di prodotti di eccellenza in cui il tartufo è stato accompagnato da tipicità locali di altre regioni italiane. Siamo riusciti a fare un programma molto importante che, come dicevi, racchiude non solo il protagonista della manifestazione che ovviamente è il tartufo, ma anche altri prodotti locali, altri prodotti tipici del nostro territorio, con l'ausilio di piccole aziende nostre del nostro territorio che quindi hanno questa vetrina per poter promuovere i propri prodotti, farli conoscere, e per noi questa è una grande soddisfazione e soprattutto è un grosso evento che noi sfruttiamo ogni anno per poter dare loro la visibilità che meritano.
L'evento, realizzato grazie al contributo del Galva alle Umbre Sibillini e con i fondi del PSR dell'Umbria 2014-2020, è pronto per il secondo e ultimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 novembre. Il tartufo valorizza tutto il territorio della nostra regione e ci è stato segnalato come prodotto promuovere per aumentare l'immagine e le prospettive della nostra regione. Queste iniziative che tendono a esaltare le nostre produzioni, i nostri prodotti migliori, devono assolutamente essere sostenuti dalle misure messe in campo dalla Regione per la promozione degli stessi. E Valtopina conferma questa sua peculiarità che ormai va avanti da tanti tanti anni. Mentre gli impianti sportivi come sempre hanno ospitato la mostra mercato e il partenariato Valtopina Gusta e Degusta, in centro storico, in cui l'evento è tornato dopo qualche anno, ad animare la festa ci hanno pensato le attività dei commercianti, gli antichi mestieri e le degustazioni di polenta taragna, mentre il prossimo weekend saranno quelle di prodotti bolognesi. Ricco anche il calendario di appuntamenti collaterali. Tra sabato e domenica ci saranno due convegni su erbe spontanee Zafferano, musica con One More Shot e divertimento con le pere cotogne, una camminata nel territorio e un raduno d'auto d'epoca. Ad aprire la manifestazione invece è stata la firma di un protocollo d'intesa per la valorizzazione del tartufo e del ruolo del tartufaio, promosso dall'Unione Tartufai Umbri, sottoscritto da molti enti e associazioni e aperto a chiunque sia interessato. L'intenzione nostra è quella che l'unione fa la forza e attraverso l'unione è possibile che anche questo mondo possa avere l'attenzione necessaria. Per la rubrica Focus Aziende parliamo di Le Fleur Blanche, la boutique erotica che è stata inaugurata a ottobre nel complesso dell'Ottagono a Perugia. Sentiamo Nicola Torrini. La Fleur Blanche è una boutique erotica che nasce dall'idea di una donna, per le donne, per gli uomini e quindi anche per tutte le coppie che vogliono vivere un'esperienza nuova, originale, all'insegna dell'eleganza. Inaugurata a ottobre nel complesso dell'Ottagono in via dei Martiri dei Laghi Argento a Perugia, Le Fleur Blanche è proprio questo, una boutique erotica, un ambiente caldo ed accogliente dove poter trovare e provare abiti sexy, scarpe eleganti, lingerie provocanti e molto altro, contemplando magari opere di artisti locali e lasciandosi trasportare dalla fantasia, leggendo testi di letteratura erotica a lume di candela. All'interno della boutique troviamo una parte dedicata al burlesque, quindi corsetti, gonne, calze, scarpe e accessori particolari rivolti sia alle professioniste che alle amanti del genere. E in tal senso infatti organizziamo anche delle serate di seduzione dove la nostra affascinante insegnante di burlesque, Eve Plum, ci guiderà nel mondo della seduzione in maniera comunque giocosa e divertente. La Fleur Blanche sarà il luogo dove verranno fatte queste lezioni di burlesque, appuntamenti di burlesque, di seduzione, e dove si parlerà di femminilità, di donne, ma non solo, anche di coppia. Il calendario delle serate gratuite sarà comunicato di volta in volta tramite la pagina Facebook delle Fleur Blanche. Oltre a questo, la boutique offre oggetti e idee regalo piccanti anche per se stessi o per addii al nubilato e al celibato. Per le vostre serate particolari abbiamo una serie di oli, creme, candele da massaggio, tutte dalle fragranze afrodisiache e edibili, quindi commestibili. Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Vieni a trovarci nelle sedi di Perugia, Pontefelcino, Gualdo Tadino, Gubbio e Trevi. Satiri Auto, cresce la passione per le quattro ruote. Thank you.
Pesciarelli Edilizia, materiali edili, termoidraulica, rubinetterie, idrosanitari, arredi e componenti per il bagno. 50 anni di esperienza nel settore, personale aggiornato ed esperto e un vasto assortimento merci, sempre al passo con le novità di mercato, fanno di Pesciarelli Edilizia il tuo punto di riferimento nel campo dei materiali da costruzione, nell'architettura di interni ed esterni, nei sistemi di riscaldamento e climatizzazione. Pesciarelli Edilizia, la nostra forza è il servizio. La concessionaria Romeo Auto di Perugia è diventata base LD e dunque quarto Experience Point su territorio nazionale. Durante la serata di inaugurazione è stato inoltre presentato un progetto di mobilità sostenibile. Sentiamo. Il mercato dell'automotive sta attuando profondi cambiamenti negli ultimi anni, da cui derivano nuovi modi di vivere la mobilità. Di questo e di un nuovo modello di mobilità sostenibile per Perugia e l'Umbria si è parlato in occasione dell'inaugurazione del quarto Experience Point base LD presso la concessionaria Romeo Auto in località Sette Valli, insieme a SG Group e agli imprenditori di piccole e medie imprese umbre. Base LD è un vero e proprio experience point dedicato ai clienti LD, un centro dove questi possono sperimentare le nuove tecnologie dedicate alla mobilità, quindi mobilità condivisa, mobilità sostenibile, e oltre ad esso il cliente LD trova assistenza, perché noi con quattro sedi riusciamo a garantire una copertura quasi capillare del territorio, quindi quattro officine, due carrozzerie, servizio gomme, quindi un centro dedicato al cliente che ha uno sportello unico per ogni sua esigenza di mobilità e oltre a quello il cliente può trovare anche consulenza, perché mettiamo a disposizione nelle varie sedi più di 12 consulenti che possono accompagnare il cliente nel processo di scelta e valutazione del mezzo più idoneo e delle condizioni contrattuali che funzionano meglio. E inoltre a questo riusciamo anche a gestire l'usato, che è un tema molto sentito da quei clienti che per la prima volta passano dalla proprietà al noleggio. Da oggi in Viario Dante Barteri dunque sorge un polo multiservizi dove i clienti LD Automotive, azienda che si occupa di noleggio auto, moto e veicoli commerciali a lungo termine di tutti i marchi, possono usufruire delle tecnologie di ultima generazione in tema motori, in particolare quelli ad alimentazione ibrida e full electric. Perugia diventerà il primo centro sperimentale di un car sharing regionale. La nostra idea è di far nascere nel cuore verde dell'Italia, che è l'Umbria, un car sharing completamente elettrico in partnership con Enel X e che aiuti le persone a muoversi sui percorsi del gusto, sui percorsi culturali di questa regione, ma anche delle regioni che sono accanto, come le Marche. E essendo le distanze veramente ridotte, oggi è possibile coprirle con le auto elettriche e pensiamo in questo modo di offrire un'opportunità nuova. Uno dei grandi dubbi delle persone è: compro un'auto oggi, che ne sarà di quest'auto fra 5 anni? Quale sarà il suo valore, visto che è una tecnologia ancora non matura? Noi semplicemente gli diciamo che fra 4 anni di quell'auto non si dovrà preoccupare, perché ce ne occupiamo noi e ne può prendere un'altra nuova, magari più evoluta, più moderna, e di cominciare un nuovo viaggio. Per la rubrica Focus Aziende andiamo a scoprire il servizio infermieristico che offre la farmacia Bolli 1833 del dottor Giuseppe Cenci a Pontefelcino di Perugia. Sentiamo. La cura della persona e l'attenzione alla sua salute passa anche dalla farmacia. Lo sa bene Giuseppe Cenci, titolare della farmacia Bolli, che ha introdotto nella struttura di Via dell'Ala 15 a Pontefelcino un servizio infermieristico ambulatoriale gratuito, attivo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il servizio si basa su medicazioni di ferite, lesioni da decubito o ustioni, da un ciclo di iniezioni intramuscolare o sottocutaneo, e inoltre la misurazione di tutti i parametri vitali. La farmacia Bolli, un vero e proprio centro di salute aperto tutti i giorni dell'anno con orario non stop dalle 8.30 alle 24, effettua ulteriori servizi infermieristici a pagamento in sede e a domicilio.
iniezioni di eparina e insulina, medicazioni semplici e complesse, flebo, aiuto all'igiene personale, assistenza al pasto, gestione della nutrizione enterale e parentale sono solo alcuni dei servizi di cui è possibile fruire grazie all'aiuto di infermieri professionali. La figura professionale dell'infermiere è una figura molto importante e un riferimento per tante persone, perché basta pensare alla necessità di poter fare una puntura con un antibiotico, piuttosto che una piccola medicazione, piuttosto che avere dei consigli da utilizzare tutti i giorni nella vita quotidiana, sicuramente la figura dell'infermiere è un riferimento importante. Una particolare attenzione al cliente e alle evoluzioni del settore farmaceutico. E questo il segreto che ha permesso alla farmacia Bolli di costruire una storia ultracentenaria che affonda le radici nel 1833 e si avvale della collaborazione di farmacisti specializzati nelle diverse aree dedicate alla dermocosmesi, agli integratori alimentari, ai prodotti per il bambino, per intolleranti al glutine e celiaci, all'omeopatia e fitoterapia. Ogni area tematica è gestita da alcuni farmacisti che sono particolarmente specializzati in quel settore, e questo ci ha consentito di andare in profondità sia nella qualità del consiglio ma anche negli assortimenti, di avere un numero di referenze importante che ci consente di poter rispondere a tutte le esigenze della nostra clientela. Il futuro della farmacia sicuramente sarà quello di affiancare ai farmaci e ai prodotti, agli integratori che si sono aggiunti, anche i servizi, e la figura professionale dell'infermiere è una figura molto importante e un riferimento per tante persone. E anche per gli amici animali si avvicina il Natale e Grifovet a Ponte San Giovanni di Perugia riserva loro tante sorprese e gadget, come ci racconta il servizio. Chi possiede un cane o un gatto sa quanto questi facciano parte a tutti gli effetti della famiglia. In genere sono loro, i nostri amici a quattro zampe, a regalarci qualcosa attraverso la loro vivacità e il loro modo unico di giocare, ma adesso tocca a noi. Così, sotto l'albero di Natale, tra i regali da scartare, potremmo pensare di destinarne uno anche al nostro animale domestico. Coccole a parte, che sono assolutamente accettate in qualsiasi periodo dell'anno, per festeggiare insieme ai padroncini il loro Natale, cani e gatti non hanno di che temere. Da Grifovet, il pet shop a Ponte San Giovanni di Perugia, è possibile trovare infatti qualche idea per la loro personalissima festa. Grifovet mette a disposizione diverse cose per i nostri amici a quattro zampe per Natale, da biscottini natalizi, panettoni, pandori, addirittura c'è anche lo champagne apposta per loro, tutto fatto con ingredienti naturali. Poi dopo ci sono diversi gadget, dai cappellini, i corni di renna, diversi giochi, dal pupazzo di neve al Babbo Natale, alla renna, tantissimi. Grifovet non si dimentica nemmeno del comfort del vostro pelo setto, infatti abbiamo fantastici cuscini di tutte le dimensioni a tema natalizio. E per l'Epifania c'è l'immancabile calza. Niente carbone però, a riempirla bastano solo e rigorosamente snack e prodotti alimentari di cui sono ghiotti, gadget e tanti giochi per iniziare con la giusta carica il nuovo anno. La puntata termina qui. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram e Google+. Da Rosana Furfaro e dalla redazione di Avinews è tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento con i programmi della rete.